2 giugno 2024 la nostra Repubblica compie 78 anni, tanti infatti ne sono passati da quando con un referendum istituzionale che si svolse tra il 2 e il 3 giugno del 1946, gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o Repubblica dare al Paese. Un referendum che ha segnato una doppia svolta epocale, è stata infatti la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia, alla quale parteciparono per la prima volta dunque anche le donne. Come tutti sappiamo vinsero i repubblicani e il 18 giugno del 1946 la Corte di Cassazione, dopo 85 anni di regno, sancì la nascita della Repubblica Italiana. Si votò anche per i componenti dell'Assemblea Costituente perché redigessero la Costituzione della Repubblica Italiana. Oggi 2 giugno tra pioggia e sole si festeggia la Repubblica Italiana. La ricorrenza del 78esimo anniversario della proclamazione viene celebrata nei quattro capoluoghi abruzzesi, qui siamo a Pescara con la telecamera di Diego Martelli, ma naturalmente anche in altri centri. In piazza Garibaldi, nel capoluogo adriatico, alla presenza del prefetto Ferdani, delle autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e della cittadinanza, ha avuto inizio la cerimonia dell'alzabandiera, l'inno nazionale, poi la benedizione della corona d'alloro da parte dell'arcivescovo metropolita di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, la successiva resa degli onori ai caduti militari e civili di tutte le guerre con la deposizione della corona innanzi al monumento dei caduti, al termine la lettura della preghiera per i caduti. In Piazza Italia, davanti alla sede del Palazzo del Governo, la seconda parte della cerimonia, nel corso della quale è stata data lettura dei messaggi istituzionali. Al termine il prefetto Ferdani ha consegnato le onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Stesso iter seguito per le altre quattro province abruzzesi e per gli altri centri, non solo del nostro Abruzzo ovviamente, ma anche del bel paese. All'Aquila, la manifestazione attraverso la quale si intende rinnovare la fedeltà alla Costituzione e ai valori sui quali è fondata la convivenza civile, ha previsto l'alza bandiera sulle note dell'inno nazionale a cura del locale Conservatorio Statale di Musica, la deposizione di una corona al monumento ai caduti, un minuto di silenzio e di raccoglimento e la lettura da parte del prefetto del messaggio del Presidente della Repubblica. La cerimonia si conclude con la consegna dei diplomi agli insigniti delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Giornata di eventi, quella di oggi nel centro di Chieti, la mattina in programma le celebrazioni per la ricorrenza della festa della Repubblica e poi nel pomeriggio ci sarà la tradizionale processione del Corpus Domini per consentire lo svolgimento delle due manifestazioni. Sono state emanate diverse ordinanze con una serie di divieti e modifiche alla viabilità. Teramo, 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, in diretta televisiva su Rete 8 dalle 17.30 e in diretta streaming sul sito della Prefettura. Riceveranno i diplomi di conferimento delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana tutti coloro che si sono distinti per particolari meriti nella vita pubblica. L'iniziativa si svolgerà nell'Aula Magna dell'Università di Teramo e mai quest'anno la parola ricorrente è pace anche sulla bocca del Presidente della Repubblica Mattarella.